Vercellini, vice sindaco e assessore alla cultura dell'istruzione del Comune di Orgeto Comasco e benvenuti. Questa serata di approfondimento sulla tematica dei ruoli maschili e femminili nel Nord Africa si inserisce nel progetto Generi a Colori, che è progetto che vede partner il Comune di Orgeto Comasco, il Comune di Como, di Fino Bornasco, di Cantù, di Cernobbio, l'Università dell'Insubria, il CSV. Ho dimenticato qualcosa, suggerite, tutti ci siamo, aspettate, sì, dovremmo esserci tutti. Ed è un progetto che è finanziato dalla Regione Lombardia nell'ambito di un progetto più ampio che si chiama Progettare la Parità in Lombardia 2015. Come Comune di Orgeto Comasco è la seconda volta che partecipiamo con la nostra amministrazione ad un progetto che ci vede uniti o comunque coordinati con altri comuni in tema di pari opportunità. Nel 2014 infatti abbiamo partecipato a questo progetto, si intitolava L'Aria in Rete per le pari opportunità e si parlava appunto di pari opportunità sul nostro territorio. Questo progetto Generi a Colori si occupa delle realtà straniere e quindi delle pari opportunità del concetto uomo e donna nelle comunità straniere che vivono sul nostro territorio, e questa sera parleremo appunto del Nord Africa, lui e lei Nord Africa. C'è con noi il professor e avvocato, un collega, Antonio Angelucci, professore a contratto di diritto religioso e mediazione comunitaria e familiare e di diritto comparato delle religioni all'Insubria, sì, e la dottoressa Noura Amzil, mediatrice culturale e membro dell'associazione I Ponti. Io lascerei subito la parola a loro e per primo all'avvocato Angelucci. Prego. Grazie Assessore, grazie alla dottoressa Angelucci, grazie a tutti che siete presenti. Accendo il mio microfono e spero così che mi sentiate meglio. Il tema è molto vasto e io vorrei occuparmi essenzialmente di dare una lettura, direi esegetica, ma senza essere troppo tecnico, troppo accademico, cercare di dispezzare un po' per tutti quello che è ciò che dicono i testi sacri dell'Islam e alcuni suoi interpreti circa la donna e quindi i rapporti di genere appunto all'interno dell'Islam. Perché questo? Perché parlare di generi nel Nord Africa è un argomento vastissimo e penso che non si possa prescindere da un discorso prettamente religioso per dare completezza a quello che è tutto il percorso di questi seminari di approfondimenti. Dunque, senza comunque pretesa di completezza, questo è un po' il tema che vorrei affrontare. Quindi i rapporti di genere dell'Islam, ma non solo, vedremo che faremo dei riferimenti anche a quella che è la religione cristiana e vedremo che tutto sommato non siamo poi così distanti. Quindi tratteremo di quello che è lo statuto e il ruolo della donna nell'Islam, però secondo quelli che sono i parametri del diritto religioso. E dobbiamo fare attenzione a non cadere in stereotipi, in facili semplificazioni, perché quando parliamo di Islam non parliamo di una realtà monolitica, sappiamo che una religione orizzontale ovviamente regge di sé. Ecco, se dico qualcosa magari può non essere detto. Esatto, è una religione orizzontale, è una religione plurale, non c'è una gerarchia, non c'è una linearità come la intendiamo all'interno, ad esempio, della religione cattolica, dove c'è un papa, dove ci sono dei vescovi, non c'è questo, quindi è una religione plurale, per cui abbiamo delle fonti, ma allo stesso tempo abbiamo un complesso di interpretazioni e questo ci induce a dire che non possiamo
sono le teorie giuridiche e teologiche, un conto è la realtà secolarizzata degli stati, cioè un conto quando noi parliamo di diritto islamico o di religione in modo teorico, come cercherei di fare questa sera senza dimenticare poi che c'è un altro aspetto pratico che comunque tratterà la collega, un conto è quella realtà secolarizzata degli stati dove la prevalenza della popolazione è di religione musulmana. Sono due realtà che non sono sovrapponibili completamente. Dunque, appunto, dobbiamo ricordare la peculiarità dei discorsi religiosi e la diversità rispetto ad un approccio secolarizzato, che è appunto ciò che vi stavo dicendo. Un conto sono i diritti religiosi, un conto sono i diritti degli stati a prevalenza musulmana. Vi leggerei velocemente un passo di San Paolo apostolo alla comunità di Corinto, prima di aprire questo discorso, per vedere come tutto sommato non siamo poi così distanti e come dobbiamo riflettere attentamente andando oltre quella che è una lettura che potrebbe essere, se vogliamo, superficiale o comunque di primo acchito. Così dice San Paolo: l'uomo non deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo, né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza, giudicate voi stessi, è conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto? Non è forse la natura stessa a insegnarci che è decoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna lasciarsi crescere? La chioma gli è stata data a guisa di velo. Questo è San Paolo, l'apostolo ai Corinti. Attenzione, questo già ci fa riflettere. Noi abbiamo uno stereotipo che dice qualcosa sulla religione musulmana, ma in verità è uno stereotipo. Vediamo cosa dice il Corano, ma partirei un attimo dall'inizio. Innanzitutto, nel Corano non è presente il riferimento alla prima donna plasmata con una costola tolta dall'uomo. Il Corano sembra piuttosto alludere, parliamo di genere questa sera, sembra piuttosto alludere all'origine comune dei generi maschile e femminile, se vogliamo in linea con una certa tradizione della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Se leggiamo il testo in lingua ebraica, vedremo che si parla di Adam. Adam non è l'uomo inteso come genere maschile. Si parla di Ish e di Isha. Ish è l'uomo, Isha è la donna. Nel momento in cui l'uomo e la donna scoprono la loro alterità e lo scoprono in contrapposizione l'uno all'altro. E questa scoperta è particolarmente forte al momento di quello che è la tradizione, di quella che la tradizione ebraica ci dice essere stato il peccato originale, che crea una contrapposizione tra i due generi che, ad esempio, nel Corano non troviamo. Ci dice il Corano 4.1: nel nome di Dio clemente e misericordioso, uomini temete Dio, il quale vi creò da un'anima sola. Ne creò la compagna e suscitò da quei due esseri, uomini molti e donne. Temete dunque Dio, nel cui nome vi chiedete favori l'un l'altro e rispettate le viscere che vi hanno portato, perché Dio è sopra di voi che vi osserva. Come vedete c'è una bellissima lettura di quella che è la creazione, dove Dio ha creato da un'anima sola gli uomini e le donne. Non c'è una contrapposizione di genere maschile e femminile, che invece troviamo ad esempio in una certa tradizione biblica.
Cos'è questa anima sola? Questa anima sola si riferisce ad Adamo. Pur essendo morfologicamente maschile, può essere concordato anche al femminile. E assai spesso lo è, come per Adamo, designato col nome femminile. È una lettura molto bella, quella che dà il Corano della creazione. E noi dobbiamo partire da lì per parlare di genere. Quindi Adamo è morfologicamente maschile, ma è designato col nome femminile. E attenzione, Adamo è designato anche come califa vicario, successore di Dio, che è femminile ed è riferito, ciononostante, ad Adamo. Cosa ci dice questo? Ci dice che non possiamo certamente postulare che il Corano, il libro santo dell'Islam, celi un principio femminile, una creatura di genere femminile che sarebbe all'origine della specie umana, ma è evidente, ciononostante, che nella mentalità che lo guida, il testo sacro, è femminile la nozione di inizio e quindi di progressione, di successione, di posterità. Tutt'altro che una situazione di discriminazione, direi l'opposto. Non c'è contrapposizione di generi. Dio ordina il timore di lui. Il timore è una cosa profonda, non è la paura. Anche nella religione cristiana si parla di timore di Dio, ma non è la paura di Dio. È affetto per Dio, è amore per Dio, è rispetto, è paura di offenderlo tutt'al più, ma non paura di conseguenze negative, quindi è un sentimento positivo. E dopo aver ordinato il timore di lui, subito dopo afferma di averci creato tutti da una sola anima. Quell'anima che dicevamo prima, che si riferisce ad Adamo, e che è femminile. Questo affetto, questo amore, questo rapporto e la creazione da una sola anima sono due cose collegate. Obbedire al Signore il timore di Lui e premunirsi contro la disobbedienza vuol dire meditare sull'origine comune di tutti noi, uomini e donne, da una sola anima, al femminile. Il testo arabo è al femminile. E di conseguenza moltiplicare l'affetto per coloro che ci sono vicini, per tutti, indipendentemente dal genere maschile e femminile. Questo è quello che ci dice il testo sacro. Vedete già che stiamo distruggendo alcuni stereotipi, alcune banalizzazioni, perché il testo sacro, il Corano, è un testo molto complesso che non può essere banalizzato. Cosa vuol dire questo timore di Dio? Vuol dire diventare umili, che è un sentimento positivo. C'è una radice nella parola musulmano, che vuol dire obbediente, sottomesso, ma in questo senso positivo. Umili, moltiplicare la compassione per tutte le creature, che è un dovere che incombe su ciascun essere umano. Ancora una volta vediamo non una contrapposizione di genere, ma anzi una comunione compassionevole fra i generi. Dunque c'è un principio femminile nel Corano, ci possiamo chiedere. Ci sono 99 bellissimi nomi con cui Dio ama
essere chiamato. E fra i più importanti c'è quello di clemente, compassionevole, benefattore, benevolente, misericordioso. E pensiamo un po' che siamo nell'anno della misericordia secondo quello che è la tradizione cattolica, questo è l'anno della misericordia. C'è una etimologia, dicevamo, probabilmente pronuncio male, correggimi, al Rana e al Rahim, pronunciavo male come dicevo, pronunciavo abbastanza bene. C'è una condivisione dell'etimologia di Rana, cioè misericordia, favore, beneficio o dono, ma entrambi rimandano anche a Rahim e Ram, cioè la matrice, il ventre materno e quindi il legame di parentela. Vedete anche la poesia, la profondità di questo testo. E Dio certamente non generò, Dio non ha generato, ma è l'iniziatore per eccellenza, colui che sta a capo di tutto. Questo teologo sunnita del 1200 richiama l'etimologia comune di questi due nomi e ricorda un detto del profeta: secondo Dio è Al-Raham, e la madre è Al-Rahim. Il nome di lei deriva dal suo. Guardate l'interconnessione, la bellezza anche poetica del testo. Dunque non possiamo dire che ci sia contrapposizione tra i generi, ma piuttosto reciprocità, complementarietà. Questo almeno nel testo sacro. Poi vedremo come la tradizione ha avuto una tendenza a deviare dal testo sacro. Questa reciprocità, complementarietà è ben espressa da questa sura: nel nome di Dio clemente e misericordioso, uomini temete Dio, il quale vi creò da un'anima sola. Ne creò la compagna, reciprocità, complementarietà, e suscitò da quei due esseri uomini molti e donne. Temete dunque Dio, nel cui nome vi chiedete favori l'un l'altro e rispettate le viscere che vi hanno portato, perché Dio è sopra di voi che vi osserva. Dunque reciprocità e complementarietà e non contrapposizione. Completezza nella duplicità, potremmo dire. E questa completezza, questa reciprocità, questa complementarietà determina perfezione, potremmo dire, una perfezione che è data solo ed esclusivamente attraverso la somma di due esseri reciproci, appunto complementari. E questa complementarietà, questa reciprocità serve a meditare sull'unicità singolarissima di Dio. Da cui dipende questa complementarietà, da questa reciprocità. Questa duplicità intesa come complementarietà, reciprocità, sono una veste per voi e una veste per loro. Siamo rivestiti di questa duplicità, di questa complementarietà, che ci connota, ci connatura. E ancora, vi ha creati da voi stessi, dalle compagne, ovvero dei compagni, perché riposiate con loro, un riposo. È molto bello.
Ravel, ci sono anche altri versetti che descrivono questo rapporto, questo riposo, questo abbraccio tenero che determina protezione l'uno dell'altro. Questo è il testo coranico, una lettura molto bella, che io indubbiamente faccio fatica a dare completamente da giurista, però alcuni interpreti, alcuni esegeti, alcuni studiosi del Corano che sanno l'arabo, perché sapete che il testo è scritto in arabo, andrebbe letto in arabo, io purtroppo non lo so e questo punto mi limita, sarebbe una lettura un po' più raffinata e poetica di questi passi. L'interpretazione però è stata un po' diversa, cioè c'è stata una tradizione che indubbiamente è stata, forse potremmo dire esagerando, contaminata dal contesto preesistente, dal contesto anche economico, dal contesto culturale, dal contesto etnico, che hanno fatto sì che questo testo e questo significato originale venisse un poco deviato. E da qui appunto si è arrivati ad alcune stereotipizzazioni che sono purtroppo oggi all'ordine del giorno. Cerchiamo di ricostruire, sperando di essere più semplici possibile. Zawi è morfologicamente maschile. Come si pronuncia? Zawshi. Perdonatemi, non lo so. E gli esegeti concordano nel tradurre l'altro di Adamo in Eva. E cominciano appunto a creare la contrapposizione di generi. Si insiste su Eva, l'altro di Adamo. L'altro che però non è inteso immediatamente in senso negativo, forse come invece è in senso negativo Eva nella Bibbia, nella Genesi, dopo il peccato originale. Isha, quindi vi dice prima, l'uomo riconosce nell'altro, ma nella contrapposizione, quasi nella negatività, comunque quantomeno nella fatica, l'altro genere femminile, non c'è il concetto di peccato originale nell'Islam e quindi non c'è questa contrapposizione in origine negativa. Ebbene, però, fatto sta che gli esegeti cominciano a distinguere l'altro, l'altro di Adamo in Eva. Eva come parte o porzione del primo uomo. Ed ecco che con questo primo passaggio interpretativo si rientra, si cede forse alla tentazione di rientrare nella lettura tradizionale semitica della costola che il Corano aveva taciuto. Non si dice all'inizio del testo sacro della costola da cui Eva, la costola di Adamo, da cui Eva sarebbe stata tratta. Eppure l'interpretazione torna su questi temi propri della tradizione semitica. Ma costola vuol dire stortura. In dei conti la costola non è dritta, la costola è storta. Ci dice il Corano, tutte le donne sono create a partire dagli uomini. Dimentichiamo quello che abbiamo detto prima. Racconti più tardivi insistono sulla subordinazione, ma sono racconti tardivi e sulla pochezza d'animo della donna. Ma ripeto, questo sono frutto, questi racconti tardivi, di motivi arabi pre-islamici. Sappiamo
che la religione musulmana nasce in un contesto semitico. L'Arabia di allora era in parte pagana, in parte abitata da popolazioni di tradizione semitica. E cosa dice il Cordovano a tal proposito, a proposito di questa costola da cui sarebbe stata tratta Eva? E vediamo un po' come comincia questa interpretazione che sposta l'asse dalla bellezza poetica del testo originale. Eva venne creata da una costola di Adamo senza che egli ne patisse, perché se avesse sentito dolore nessun uomo proverebbe affetto per la sua donna. Quando si svegliò, gli angeli gli domandarono: chi è? È una donna, rispose Adamo. Come si chiama? Domandarono poi. Si chiama Eva, rispose. E perché è stata chiamata donna? Perché è stata tolta dall'uomo. Vedete come comincia la contrapposizione tra i generi. E perché è stata chiamata Eva? Perché è stata creata da ciò che è vivo, rispose infine Adamo. Si narra che gli angeli gli domandarono tutto ciò che era già nella sapienza. Quindi gli chiesero ancora: Adamo, tu l'ami? Sì, disse. Chiesero a Eva: e tu, Eva, lo ami? No, disse. Infatti nel cuore di lei l'amore era più debole che nel cuore di lui. Qualcuno ha affermato che se mai una donna ha parlato con sincerità del suo amore per il marito, quella donna è Eva. Vedete come la tradizione comincia a contrapporre i due generi, ma siamo nell'ambito della tradizione, siamo nel 1972. Essere tratti da una costola, dicevo, la costola è storta, significa, secondo questa interpretazione che viene data nel corso dei secoli, che la donna è storta perché è stata creata da una cosa storta, cioè la costola. Però questo lo leggiamo nell'interpretazione successiva. Il medesimo autore che abbiamo citato prima ci dice questo: la donna è stata creata da una costola e non la puoi raddrizzare, avrebbe dichiarato il profeta. È un detto attribuito al profeta, accolto da questa esegeta muslim. Se ti soddisfa, ti soddisfa anche se è storta, e se la vuoi raddrizzare, la romperai. E romperla vuol dire ripudio. Questo lo troviamo scritto, ripeto, dopo nell'interpretazione, non nel testo sacro. Se l'uomo venne creato dalla terra, così decretando la sua bramosia per la terra, per la ricchezza in altri termini, per il potere, per, forse anche per la terra stessa, in un senso non dell'altro. Invece la donna venne creata dall'uomo, così decretando la sua bramosia per gli uomini. Pertanto si consiglia: rinchiudete le vostre donne. Siamo però nel 1505. Questo non lo troviamo scritto nel Corano. C'è quindi una tradizione che vi sto un po' narrando, che si distacca dal testo sacro. Quest'altro esegeta, Siriano, dice ancora: la donna è ingorda e vorace di uomini, insaziabile. La donna va trattenuta, custodita, isolata, imprigionata. Questa contrapposizione di generi, torno a ripeterlo, nasce, ma da una tradizione che viene contaminata da quello che è il contesto socio-economico, dal contesto culturale. Pensiamo a quello che vi dicevo.
dicevo prima, quel passo di San Paolo che ci fa capire che una lettura di questo tipo non è soltanto da una tradizione di teologi, di giuristi musulmani, ma è anche propria di un contesto che è anche quello cristiano, e così continuerà a esserlo anche in un contesto cristiano. Dunque, vi dicevo, il Corano in verità non associa affatto direttamente la donna all'assenza di vita sociale, alla reclusione. Questo viene detto dopo. Questo fa un lavoro esegetico successivo, cioè è la tradizione, è l'interpretazione che ci dice questo. Il Corano no, il Corano non associa direttamente la donna all'assenza di vita sociale, alla reclusione. L'associa piuttosto alla custodia e alla conservazione, alla salvaguardia, alla cura, alla protezione, come soggetto attivo potremmo dire, non come soggetto passivo. Cioè non si tratta di una custodia o di una cura esercitata dall'uomo nei confronti della donna, no. Ci dice il Corano, le donne buone sono devote a Dio e custodiscono ciò che è nascosto come custodisce Dio. La custodia è attiva, non è passiva, non si parla nel Corano di custodia dell'uomo nei confronti della donna. Che cosa custodiscono? Ciò che è nascosto come custodisce Dio. La donna è soggetto, non oggetto. Custodisce il nascosto, ciò che è arcano. Presso di lui sono le chiavi dell'arcano che nessuno conosce tranne lui, e gli conosce quel che è sulla terra e quel che è nel mare, ci dice il Corano. La donna custodisce ciò che è nascosto, come presso di lui sono le chiavi dell'arcano, cioè come Dio custodisce l'arcano che solo lui conosce. Ma vedete come viene interpretato questo versetto? Le donne pie custodiscono ciò che è nascosto, nel senso che hanno cura dei loro mariti quando sono lontani da casa. È una sorta di riduzionismo, evidentemente. Questo non lo troviamo scritto nel testo sacro, lo troviamo nell'interpretazione successiva che riduce ciò che è il significato di custodia e ciò che deve essere custodito. Sostanzialmente si passa da un testo che ci mostra un soggetto attivo che custodisce qualcosa di grande, di nascosto, a una custodia che viene in un certo modo banalizzata. Ecco, attenzione, io sto dando una lettura, forse potremmo dire indegnamente teologica o se vogliamo giuridica, classica, che però non necessariamente troviamo negli stati secolarizzati oggi, non necessariamente. Ci dice quest'altro esegeta, devote sono le donne che ottemperano i diritti dello sposo, quindi non ci farei nulla, perché non ci farei male, cioè ai diritti di Dio e di conseguenza ai diritti dello sposo. Questo versetto si riferisce alla condizione della donna in presenza oppure in assenza del marito. Quanto alla presenza del marito, significa che una donna, per essere buona, deve necessariamente essere devota e obbediente a Dio e al marito. Quanto all'assenza del marito, la donna si preserverà dall'adulterio finché egli non abbia a patire disonore per causa di tale adulterio, e proteggerà il denaro del marito dalle perdite e gli guarderà la dimora contro ogni cosa disdicevole.
abbiamo, senza andare a fare ulteriori interpretazioni sull'interpretazione, abbiamo evidentemente una banalizzazione del testo sacro. Nella tradizione l'obbedienza al marito si qualifica come il caposaldo dell'etica femminile, ma questa è una tradizione. Il jihad, la guerra, Dio l'ha prescritta agli uomini. Se soffriranno saranno ricompensati, se moriranno saranno vivi presso il Signore e avranno da lui nutrimento. E noi, una moltitudine di donne che stiamo di fronte a loro, a noi non toccherà nulla. Il profeta rispose: riferisce a tutte le donne che incontrerai che obbedire al marito e riconoscere i suoi diritti vale altrettanto presso Dio. Ma ben pochi di voi lo fanno. E ancora, donne, se voi davvero sapeste quale diritto i vostri mariti hanno su di voi, ognuna di voi toglierebbe la polvere dei piedi di suo marito con la propria guancia. E la transizione. E addirittura si passa dalla custodia all'appuntamento. Parlavamo di custodia, ma questa custodia viene trasformata dalla tradizione in occultamento della donna. Tra le donne la migliore è quella che se la guardi ti si nasconde, se le dai un ordine ti obbedisce, se sei assente custodisce per tuo conto se stessa e anche il tuo denaro. Vedete come piano piano, col passare dei secoli, la custodia venga trasformata, la donna non è più soggetto attivo della custodia, ma diviene soggetto passivo, e il passaggio successivo è dalla custodia all'occultamento. Da custode a oggetto di custodia. Fatto ignoto al Corano. Non si parla della donna oggetto di custodia nel Corano. Eppure si offre come un dato di fatto dell'Islam la trasformazione della donna da custode a oggetto di custodia. Questa trasformazione però è ignota al Corano. C'è questo libro dei peccati gravi che fa un elenco e si riferisce alla donna. Quando una donna esce dalla casa di suo marito, gli angeli la maledicono fino al suo ritorno, fino al suo pentimento. E ancora, ciò che più allontana la donna da Dio è il fatto di non stare nella sua casa. Ciò che più le procura l'approvazione di Dio è stare in casa. Ubbidire al Signore e accontentare suo marito. Stare in casa, essere occultata. Diversamente è peccato. E c'è la maledizione degli angeli. Però questo non lo dice il Corano. Si raccomanda che un giorno Aisha e Hafsa sedevano in casa vicino al profeta quando entrò il figlio di Umm Maktum, che era cieco. Il profeta disse loro di nascondersi. Non è forse cieco, non ci vede e non ci riconosce, dissero le due donne. Ma il profeta esclamò: e siete ciechi voi? Non lo vedete voi? Guardiamo appunto al passaggio come la tradizione trasformi un concetto di custodia, un concetto direi anche poetico, un concetto molto profondo, addirittura in occultamento della donna. Non occultarsi particolarmente nell'abbigliamento è cosa disdicevoli, è l'insegnamento di questo Rabbi. La donna deve mostrarsi sempre piena di pudore di fronte a suo marito, a passare lo sguardo davanti a lui, deve obbedire ai suoi ordini, stare in silenzio quando egli parla, starsi in piedi quando egli giunge, evitare tutto ciò che lo irrita, essere a sua disposizione durante il sonno, non tradire la sua fiducia quando egli assiste.
possente né nel letto né nel denaro né nella casa. Deve profumarsi, rendere gradevole la propria bocca lavandosi i denti e usando il muschio profumo. Deve adornarsi in sua presenza e non farlo in sua assenza, onorare la sua famiglia e i suoi parenti e considerare molto ogni poco che viene da lui. Vediamo come questi passaggi ci aiutino a capire come e perché oggi si pensi in un certo modo, ma si pensi in un modo che non è conforme a quella che è la religione musulmana. E si parla di velo, il velo è un simbolo abusato dalla stampa come segno di negatività. Ma cosa dice il Corano del velo? E di alle credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non mostrano troppo le loro parti belle, eccetto quel che di fuori appare e si copra di segno in un velo, e non mostrino le loro parti belle ad altri che ai loro mariti e ai loro padri, ai loro suoceri e ai loro figli, ai figli dei loro mariti e ai loro fratelli, e ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle e alle loro donne e alle loro schiave o ai loro servi maschi privi di genitali o ai fanciulli che non notano le nudità delle donne e non battano assieme i piedi si dimostra le loro bellezze nascoste. Volgetevi tutti a Dio credenti che possiate prosperare. Ancora, o profeta, di alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli. Questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese, ma Dio è indulgente e clemente. Questa è un po' la descrizione del velo nel Corano. Ma l'occultamento, con la subordinazione che è intesa in modo mass mediatico, con la subordinazione che comporterebbe il velo, questa non si trova nel Corano. In altri termini possiamo dire che il fondamento coranico dell'obbligatorietà del velo, in quanto segno di soggezione, non è dato, cioè il velo non è segno di soggezione alla lettura del Corano. Non si parla di occultamento come soggezione nei testi che prima vi ho citato. E se vogliamo, passo che vi ho letto prima, questa peculiarità che oggi si dice tutta musulmana del velo viene un po' meno, quantomeno si attenua, se pensiamo che non è solo di tradizione musulmana ma anche di tradizione cristiana il velo. Beh, pensiamo soltanto alle suore al giorno d'oggi che tuttora portano il velo, e comunque pensiamo anche alle nostre nonne che portavano il velo, ad esempio anche in chiesa quando ci si accostava all'altare si portava il velo, che era il foulard. Si potrebbe, perlomeno qualcuno potrebbe dire, che tuttavia ci sia la subordinazione della donna all'uomo all'interno del Corano a partire dalla lettura di alcuni versetti che, presi in modo estemporaneo, comunque scollegati dal contesto, potrebbero lasciare intendere non soltanto un occultamento ma anche una subordinazione della donna all'uomo. Dice il Corano 4.32: gli uomini sono preposti alle donne. Però attenzione, perché questo versetto va letto nel contesto, ed è un contesto molto giuridico. Stiamo parlando di quote ereditarie. C'è indubbiamente un'affermazione che gli uomini sono preposti alle donne, ma non stiamo parlando di subordinazione del genere femminile a quello maschile. Stiamo parlando di diritto successorio. Diremo oggi,
è un discorso che viene fatto all'interno della regolamentazione delle quote ereditarie. Quindi anche da questo versetto, che potremmo dire possa fondare la subordinazione della donna all'uomo, non possiamo trarre una superiorità del genere maschile a quello femminile, perché stiamo facendo un altro discorso giuridico. Non dimentichiamo che, ad esempio, la tesi di testimonianza, anche nel diritto canonico, per lungo tempo la testimonianza della donna valeva meno di quella dell'uomo, senza entrare nei particolari, sintetizzando un po', però era così. Ma è un discorso prettamente giuridico riferito a un determinato settore del diritto. E c'è una giustificazione, tra l'altro, a questo versetto, però noi abbiamo stabilito dei prossimi cui spetta parte dell'eredità dei genitori e parenti, tuttavia gli uomini sono preposti alle donne, ecco il contesto del versetto che non può essere estrapolato dal contesto, perché io ho prescelto alcuni esseri sugli altri, ma perché? Perché si donano dei doveri per mantenerle. Vero che c'è l'affermazione che gli uomini sono preposti alle donne, ma è anche vero che il fondamento, in un contesto che dobbiamo leggerlo anche dal punto di vista storico, ed economico e socio-economico, è legato al fatto che l'uomo donava i loro averi, cioè manteneva, era preposto a mantenere la donna. Ci sono poi alcuni altri versetti che potrebbero forse oggi lasciare un po' perplessi se parliamo di rapporti di genere, quanto ad esempio alla disobbedienza al marito, quanto a quelli di cui avete atti di disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi battetele, ma se vi ubbidiranno, allora non cercate pretesti per maltrattarle, Dio è grande e sublime. Certo, oggigiorno fa un po' specie un versetto di questo genere, però dobbiamo considerare alcuni dati. Innanzitutto la gradualità delle torsioni, intendiamoci, non che questo giustifichi, però il contesto era diverso, quello di allora da quello di oggi. E guardiamo un po' che cosa peraltro si dice a commento di questo versetto. Se il marito invita la moglie nel proprio letto, lei ci deve andare anche se il letto fosse sopra un braciere. I casi sono due: o lui è obbediente con chi lo ha creato e io sono la sua ricompensa, oppure io ho peccato e lui è la mia punizione. Tuttavia trattatele con gentilezza. Voi avete un diritto sulle vostre donne e le vostre donne hanno un diritto su di voi. Il migliore di voi è chi è il migliore con la sua famiglia. Ogni volta che un uomo sopporta il brutto carattere di sua moglie, Dio gli dona quanto donò a Giobbe nella sua disgrazia. Sappiamo dal racconto biblico che Giobbe perse tutto, ma poi, fedele a Dio nonostante la prova e la sofferenza, Dio diede a lui molto di più di quello che aveva prima. Quindi la lettura è questa, cioè Dio dona quanto donò a Giobbe, cioè molto di più. E ogni volta che una donna sopporta il cattivo carattere di suo marito, Dio le dona quanto donò ad Asilia, la moglie del faraone. Tanto, tantissimo, infinitamente tanto, potremmo dire, esagerando. Quindi la lettura del potere, diremo del ius correggendi, è una lettura che va contestualizzata anche in questo caso, e il contorno che qui vi ho descritto rende molto attenuato quel potere di correggere da parte del marito
accende quello che si è detto prima, lo addolcisce. C'è peraltro ancora un altro versetto dove si parla che l'uomo è un gradino sopra, e anche qua vale la pena di capire se questo versetto le donne si comportino come ci si comporta con loro, come si conviene, ma gli uomini sono un gradino sopra di loro, il Dio potente e saggio, se questo versetto fondi o non fondi, come dicevamo prima, che non fonda la superiorità dell'uomo sulla donna. Attenzione, si dice le donne si comportino come ci si comporta con loro, quindi la prima cosa che si afferma non è un principio di subordinazione, ma un principio di reciprocità. Poi si parla di subordinazione, ma una lettura per l'epoca in cui fu scritta ci viene data anche da un altro testo di San Paolo, Lettera agli Efesini, dove si dice: siete sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore, il marito è infatti il capo della moglie. Vedete il contesto, come il contesto crei comunque talvolta il diritto. Certo, resta e non si può negare un'inferiorità giuridica, l'abbiamo visto prima nella questione delle quote ereditarie. Un'inferiorità giuridica effettivamente c'è, non si può negare, anche se viene giustificata. Pensiamo ad esempio alla legge iniziale, all'accusa di adulterio, questa è una suoneria, immagino. In che cosa vediamo questa inferiorità giuridica? Vediamo questa inferiorità giuridica oltre che nella questione del diritto successorio, in questa istituzione del diritto successorio, nella dote nuziale, nell'accusa di adulterio, ma anche nel divorzio, nella forma che si dice per fila, nel ripudio, nel ritardo, abbiamo detto, nella testimonianza. In che senso? Nel senso che in tutte queste situazioni la donna effettivamente è in una condizione di inferiorità giuridica, e la testimonianza vale meno, si reputa meno. Quando c'è il ripudio unilaterale, parliamo di testi classici, attenzione, oggi nel diritto degli stati musulmani il ripudio è molto mitigato, se in alcuni casi è scomparso. Ad esempio nel ripudio, che è unilaterale da parte dell'uomo nei confronti della donna, l'uomo non deve attendere alcunché, la donna deve attendere, per evitare la cosiddetta confusio sanguinis, cioè sostanzialmente deve attendere un certo periodo perché si possa dimostrare che non è incinta. E ancora, questa superiorità lo si può vedere nel jihad, cioè il jihad spetta solo all'uomo, il potere che ha fatto spetta solo all'uomo, la barra spetta solo all'uomo, eccetera. Quindi con il tempo la subordinazione femminile cresce. Cresce, ma, ripeto, dipende da una tradizione, non dipende da un testo religioso. Guardiamo ad esempio quanto ci dice questa esegeta: la donna è come il prigioniero che non sa fare nulla.
L'uomo è preposto, ma ha responsabilità, ma l'uomo è preposto. Questo ce lo dice però la traduzione. È la subordinazione, è la subordinazione che cresce con il passare dei secoli e con la tradizione. Quindi se volessimo concludere, delle conclusioni che peraltro sono tutt'altro che conclusioni, perché questa è la teoria, se vogliamo, questo è il testo sacro, questa è l'interpretazione di un testo religioso, ma poi vedremo con i suoi aspetti pratici come questo si sviluppa. Possiamo dire alcune cose. Uno, il femminile è rilevato come un aspetto inalienabile dell'essere umano, non porzione ma parte integrante, complementare rispetto al maschile. Il femminile esprime le nozioni di inizio e di successione, nonché alcune prerogative che sono simili a quelle del creatore, ad esempio la misericordia, la gratuità, la custodia attiva, che è il contrario di essere oggetto di custodia. Peraltro, sotto un profilo giuridico, effettivamente la donna risulta secondaria rispetto all'uomo, in particolare per ciò che riguarda il diritto successorio e il diritto di famiglia, il cui controllo spetta all'uomo. La riflessione esegetica rispetto al testo sacro ci dice però alcune cose. Da un lato insiste sulla subordinazione, perfino sulla segregazione della donna e sulla sua inferiorità anche biologica per volere di Dio, ma questa è l'esegetica, sono gli esegeti che ce lo dicono. Ma dall'altro pensa la donna come la parte imprescindibile della coppia umana, l'altra metà, quella più delicata e fragile, che merita di essere tutelata nei suoi diritti dalla legge di Dio, dalla società, dal compagno in vista di vantaggi condivisi. Ti ringrazio. E dopo questo discorso interessantissimo, già che c'è il Corano di quello che è stata poi la lettura descrittiva, direi, del Corano, io passerei la parola alla nostra testimone, questa sera è con noi la dottoressa Nora Anzil.